I gestori delle spiagge in difficoltà a causa dell'erosione costiera, un fenomeno che si accentua anno dopo anno e che obbliga gli stabilimenti balneari ad eliminare lettini e ombrelloni. Diverse mareggiate negli ultimi giorni a causa del maltempo. Scopriamo qual è la situazione attuale con i gestori delle spiagge a Pesaro. Sono delle alte maree enormi che seguono il Garbino. Sai, il Garbino è una depressione che comunque fa alzare il livello del mare, quindi ci siamo ritrovati l'acqua praticamente a più di metà della spiaggia, ma di questi periodi ci sta anche perché il mare si riprende i suoi spazi, è normale e naturale che sia così. E abbiamo dovuto tirare su i lettini fino al settimo ottavo ombrellone e non ce l'aspettavamo perché comunque non avevano messo nessuna allerta e niente, ci risiamo come a metà luglio, come a inizio di agosto, queste onde anomale, mareggiate non previste. E persiste il fenomeno dell'erosione? Sì, infatti il mare ha mangiato circa un 20 metri di spiaggia e oggi dovremo togliere i primi ombrelloni per far star meglio i clienti, pur non essendo la fine della stagione. La situazione è che mi ha mangiato altri 20 metri di spiaggia, già siamo partiti con una spiaggia molto piccola perché a Levante ha rifatto il ripascimento delle scogliere tranne la nostra qui davanti. E quindi ogni mareggiata ha mangiato spiaggia, infatti fortunatamente l'estate sta finendo e quindi però siamo molto al limite, abbiamo dovuto cavare degli ombrelloni, così mangia di continuo. Dunque continua il fenomeno dell'erosione quindi? Sì, esatto, perché poi come ripeto la nostra scogliera è l'unica che non è stata rifatta quest'inverno, a primavera, quando hanno fatto tutti gli altri lavori. E servirebbe un intervento in vista della prossima estate? Sì, speriamo, perché sennò cioè, un'altra fila sarebbe da togliere, perché come vedete la prima fila è quasi nell'acqua. Il fenomeno dell'erosione ha condizionato la stagione estiva che ormai giunge alle battute finali. Immancabile dunque un primissimo bilancio sulla bella stagione. La stagione, come vedi, evolve al termine, ormai siamo alla fine, per cui posso dare un primo bilancio, posso dire che ancora i conti non sono stati fatti, ma posso dire che è stata una stagione molto altalenante. Abbiamo perso il mese di giugno, luglio è iniziato molto tardi, agosto abbiamo lavorato, ci sta tutti in ferie, però è stata una stagione alquanto particolare. Direi dopo 34 anni che sono qui, credo che sia stata la stagione più brutta in assoluto che ho fatto io. L'estate è partita, come sappiamo, è partita da rilento, è partita, maggio-giugno malissimo, e dai, luglio-agosto è andata abbastanza bene, non abbiamo recuperato quello, non abbiamo lavorato come l'anno scorso, però dai, non ci lamentiamo. Dai. L'estate è partita, dai, diciamo un po' tardi, dopo il tempo brutto che aveva fatto, però abbiamo fatto un luglio e un agosto, dai, abbastanza positivi.